È raro, eh? È raro, ma ci vuole ogni tanto. Ci vuole perché quando si cresce, quando si diventa tanti, quando non ci si conosce tutti, magari qualche incomprensione può accadere, succede in famiglia, figuriamoci, se tra sconosciuti condivisori non possa succedere. Perché se non fosse chiaro, ieri ho scritto vergogna quando ho invitato a mandare un sms da 2 euro a favore della ricerca per la cecità infantile. E quando metto una foto della Ferrari, 200 gratis ovviamente, ma non è questo il problema, 200-250 mi piace, bello, passione. Però quando una volta al mese, una volta ogni 2 mesi, una volta ogni 3 mesi metto un post dove dico mandate un sms da 2 euro e mettete mi piace solo se l'avete mandato, altrimenti vi porta male perché vanno a favore della cecità infantile, vedo 40 mi piace, io dico vergogna, su una community da 16.000 persone dico vergogna, perché allora ogni tanto quando faccio queste uscitine dove qualcuno ha recepito male, che sia la pagina del buonismo, la pagina del perfetto, la pagina dell'infallibile o dell'insegnante, non devo insegnare niente a nessuno, non sono infallibile, sono pieno dei difetti, ho 42 anni, che sono più di una piotta, sto al secondo matrimonio, quindi ho un fallimento alle spalle, mi sono separato da un socio e quindi comunque sia non è detto che fosse né tutta colpa mia, né tutta colpa sua, né tutta colpa della mia ex moglie, né tutta colpa mia, però voglio dire, persona assolutamente coerente dei propri difetti, guarda che casino, guarda che bordello, guarda qua le polpettine, la pizza, i telefoni, le sigarette da buttare agli amici. E qualcuno dice ah, sei incoerente. No, sono incoerente per niente, perché sono severo anche con le mie figlie, con le mie figlie a volte sono non d'accordo con i comportamenti, non d'accordo con i pensieri. Mi è capitato di vergognarmi nell'età adolescenziale di certi atteggiamenti, e figurati se mi devo preoccupare di stati che mi vergogno che in 40 su 16.000 aderiscono a mandare 2 euro a fronte di una cosa umanitaria, perché poi c'è l'alibi, forse non gli arrivano tutti, me ne può fregare di meno, nel dubbio li manni, se no non sei uomo dei valori, se no non sei del secondo sto malvezziero, se no non sei coerente, se no non sei coerente, se ti lamenti perché hai la panza e ti bevi il vino a mezzanotte e mezza, non sei coerente, lo bevo e non me lamento, e secondo te sto male? E quindi, che sia chiaro, non devo insegnare niente a nessuno, non sono forse in grado neanche di farlo, non ho mai detto di essere fallibile, ma ho tanta voglia di vivere, condividere, perché al mondo ci sto bene e faccio vedere e ho voglia di condividere come faccio a starci bene, ma non si è detto che sia giusto, professorino. Viva la vita!